Sindaco, mi è venuto in mente durante la conferenza stampa, c'è stata la premiazione della bandiera verde, che è questo riconoscimento a misura di bambini, e guarda caso viene fuori questo primo evento che potrebbe avere un seguito. Sì, beh, diciamo che la bandiera verde è un riconoscimento che la nostra città ormai ha da tantissimi anni. La nostra città ha un'ospitalità per le famiglie, per i bambini, e quindi volevamo, tramite gli assessori Sanguigni, la Campanelli e la Sebastiani, appunto, poter fare un evento che potesse andare ad interessare, diciamo, i vacanzieri piccoli, i bambini, le bambine, quindi interessare la famiglia, i genitori, i nonni, insomma, dovrebbe essere una giornata dedicata alle famiglie, quindi una festa tutta per loro. Come amministrazione abbiamo voluto fortemente questo evento, da mesi ci stiamo lavorando. Perché? Perché il nostro turismo, ma anche la nostra popolazione, è strettamente correlata alla presenza di bambini e di famiglie giovani. Per questo abbiamo sentito l'esigenza di fare un evento che potesse anche crescere negli anni, il cosiddetto grande evento, e proporlo per la prima volta quest'anno. Sicuramente sarà un grande evento, ma migliorabile. Chi vedrà, chi lo vivrà quella sera, avrà modo anche di proporci migliorie per il prossimo anno, aggiunte o qualsiasi cosa venga in mente. Ci abbiamo anche il logo, come potete vedere sulla borraccetta che verrà donata ai partecipanti di questo evento. È il primo anno, è la prima volta che questa cosa viene fatta, grazie comunque alla collaborazione dei vari settori, degli uffici, degli sponsor soprattutto, che sono la parte più importante di questa attività, alle associazioni che parteciperanno. E questi sponsor poi saranno parte integrante sia della festa, ma sia anche per il prossimo anno, per poter proporre appunto migliorie o novità e magari farla crescere. Appunto, si è parlato di farla più giorni, sì, assolutamente sì, il prossimo anno l'intenzione è quella di farla più giorni e di far diventare San Benedetto una vera città inclusiva per i bambini e a misura delle famiglie. Diamo giorno e location. Allora, il giorno è il sabato 3 agosto, dalle ore 18 in poi, quanto resisteranno i nostri bimbi, non ci sono problemi di orario, e la location è tutto il centro cittadino, da piazza Matteotti alla rotonda Giorgini, viale Bozzi e piazza Montebello con via Montebello. C'è la guest star Miwa che girerà per il centro cittadino animando anche quelle vie dove magari non sono presenti spettacoli in sede fissa. E ci saranno circensi di alta qualità su tutta Viale Moretti, ci saranno i gonfiabili in piazza Montebello, ci sarà un grande gonfiabile con il circuito di pompieropoli con, se non sbaglio, 32 pompieri in azione, ci saranno stand che riguarderanno l'adozione di cani, la Croce Rossa che farà delle simulazioni apposite per i bambini con clown terapia, bolle di sapone, sarà una festa di qualità. La città verrà inondata appunto di giochi, di eventi, e quindi ci sarà solamente da aspettare e poi da divertirsi chiaramente insieme ai piccoli.